Salve a tutti gente e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di Vayne, il personaggio che più di tutti meritava di essere il protagonista di Granblue Fantasy Relink. E invece ci ritroviamo con Gran. Che culo. Vayne è il protagonista per eccellenza, bello, buono, alto e simpatico, oltre che il primo difensore di qualunque cosa. Vayne è infatti per distacco il miglior tank dell'intero roster di Granblue Fantasy e non a caso l'ho scelto per questa guida. Infatti con un Vayne ben buildato come tank, ogni fight, anche quella più incasinata come quella di Lucilius, può diventare una passeggiata. And there is only one thing we say to death. Not today. In questo video vedremo come buildarlo, le skill e gli equipaggiamenti che uso e come sempre se volete vedere qualche build specifica non esitate a chiederla. Ma non perdiamo altro tempo, benvenuti a tutti, io sono Midboss e questa è la mia guida per Vayne. Il loop di gioco di Vayne è molto semplice, si basa sul caricare la sua barra grazie alla quale poter effettuare una serie di attacchi pesanti molto forti. Sebbene l'intera combo sia molto lunga, ciò non presenta un problema perché per la durata intera di questa serie di attacchi, Vayne, da buon tank, viene considerato come se stesse sempre bloccando, permettendovi di attaccare senza problemi per tutto il tempo senza curarvi di niente. Per ogni serie di attacchi pesanti, una porzione della barra verrà rimossa fino all'ultimo pezzetto, momento in cui sferrerete un ultimo attacco molto molto forte. Ovviamente durante il link time non dovete nemmeno preoccuparvi di questo perché la barra non verrà consumata. Per ricaricare la barra sarà sufficiente utilizzare i suoi attacchi base, con i primi tre attacchi leggeri seguiti da due pesanti. Ad ogni terzo attacco leggero andato a segno guadagnerete un piccolo pezzettino di barra, mentre con quello pesante ne guadagnerete un po' di più. Tutto super semplice, niente trick assurdi e niente segreti di gameplay per Vayne. Una caratteristica molto interessante del kit di Vayne è che tutte le sue skill, così come Link Attack, possono essere eseguiti da un attacco pesante in modo molto naturale. Ricordatevi di farlo sempre perché aumenterà notevolmente il vostro output di danno. Vediamo ora le skill che utilizzo, ma vorrei farvi notare che in questa build ci concentriamo principalmente su Vayne come tank, perciò utilizzeremo solo due fra le skill offensive. Le altre, tuttavia, sono molto valide, quindi sentitevi liberi di cambiarle a vostro piacimento. La prima skill è Heroic Beat, cioè questo lunghissimo gap closer, base raga vibes, che può essere eseguito da un attacco pesante. Questa skill, oltre ad essere tanto utile per chiudere le distanze con il nemico, è anche locked su di esso, quindi seguirà il bersaglio dovesse decidere di spostarsi. Poi abbiamo Arm Destruction, che è questo attacco con medio range, anch'esso eseguibile da un attacco pesante, che infligge buoni danni, ma soprattutto tanto stun, ottimo per rompere parti del boss, ma soprattutto per velocizzare la barra dei Link Attack. Dopodiché abbiamo Drakenstalls, che è un self buff che ci garantisce il 30% di attacco e difesa, oltre che Guts, primo di una lunga serie di layer difensivi. E per finire usiamo Ramparts, che è questo enorme scudo con il quale dare invincibilità a noi e a tutti i membri del party che ci si metteranno dentro. L'utilizzo accurato di questa abilità e la capacità della nostra build di avere lo scudo sempre pronto nel momento del bisogno è quello che rende Vayne un baluardo difensivo capace di rendere anche la fight più confusa e complicata qualcosa di semplice e rilassante. Il comparto armi è uguale per tutti, come ormai abbiamo imparato, quindi nessuna novità in questo segmento. Iniziamo con l'Arma Executioner, passiamo a quella Ascension finché non abbiamo la Terminus. Con la Terminus, che è sempre il best in slot, abbiamo accesso ai tre sigilli classici di queste armi. Catastrofe, che ci dà il 50% di attack cap e il 100% di damage cap finché i nostri KP sono inferiori ai 45.000. Regen e Sigil Booster, che aumenta di 1 il livello di tutti gli altri sigilli, facendoci risparmiare il farm per il livello 15 di ognuno di essi. Per quanto riguarda le overmastery, vi consiglio di dare priorità a Normal Attack Damage Cap Up e Critical Rate. Dal momento che non utilizzeremo sigilli di crit rate, cercate di ottenere un buon roll di critico da qui e assieme alla pietra da fondere nell'arma dovreste raggiungere un buon 80% di critical rate, che è il minimo per avere un danno consistente. Per quanto riguarda il resto della build, è stata studiata con in testa l'obiettivo di rendere Lucilius quanto più facile possibile per noi e per il nostro party. Per farlo ho utilizzato un approccio simile a quello che ho usato per base raga, con la differenza che questa volta a trarne il maggior vantaggio saranno i nostri mates. Abbiamo infatti dato priorità a cooldown reduction, cappando quick cooldown e sfruttando il sigillo signature Hero's Will, che ci dà un bel 3% di cooldown reduction per ogni combo finisher. Visto che Vayne è un tank, iniziamo con i restanti layer difensivi, che ovviamente sono Auto Revive, Guts e Potion Order. Non è necessario cappare nessuno di questi, visto che comunque Vayne è molto resistente da solo. Quei sigilli servono semplicemente a tamponare eventuali errori o hit prese da overlapping di troppi attacchi. Potete stare pur certi che durante l'intera fight di Lucilius non andrete in critical più di una volta, pure se giocate con lo schermo spento.
A questi si aggiunge anche l'altro signature di Vayne, Hero's Creed, che ci aumenta la difesa del 20% dopo ogni finisher, cosa che, come vi dicevo prima, rende Vayne super tank. Per finire abbiamo anche Aegis per darci quello strato di ciccia necessaria a non essere one-shottati da qualunque cosa. State molto attenti quando utilizzate Aegis e Tyranny a non superare i 45.000 HP o l'effetto di catastrofe non si attiverà. Infine improved dodge cappato per poter schivare tutto il possibile. Per quanto riguarda i sigilli offensivi, sono quelli che sono riuscito a inserire tra un layer difensivo e l'altro. Abbiamo ovviamente damage cap al massimo, aumentando il limite dei danni del 250%, Tyranny cappato, che ci dà un boost all'attacco pari al 50%, sacrificando il 20% degli HP, di nuovo mi raccomando a gestirlo bene con Aegis, stamina cappato, che ci dà un altro boost fino al 70% dell'attacco a seconda dei nostri HP rimanenti. Ovviamente utilizziamo anche i nuovi sigilli, di cui anche uno solo fa tantissima differenza. In questa build utilizziamo il nuovo Alpha Sigil, ovviamente cappato, che ci aumenterà del ben 40% il limite danni degli attacchi normali, oltre che aumentare la ricarica delle SBA dei nostri compagni del 30% quando noi utilizziamo la nostra. Volendo si potrebbe utilizzare anche il sigillo Gamma, che ci aumenta il damage cap generale del 30% e ci dà uno scudo che assorbe 5.000 danni, ma sinceramente mi sembrava un po' troppo, abbiamo già abbastanza difese così come siamo. Se non avete ancora i nuovi sigilli, sono ovviamente sostituibili con damage cap normale, con dentro altri sigilli complementari fra quelli che abbiamo visto. Per concludere, l'immancabile War Elemental, che come sapete è il sigillo più forte del gioco e con cui saremo sempre considerati dell'elemento superiore rispetto al nostro avversario. Questa è la nostra build di Vayne, con nel mirino la testa di Lucy. Da quando la uso non ho fallito la fight nemmeno una volta ed ho ricevuto mille ringraziamenti da parte dei mate che evidentemente stavano avendo difficoltà nell'affrontare il nuovo boss. Volendo, forse si potrebbe sacrificare un pochino di HP, in altre parole Aegis, per infilare un po' di danno extra, e siete benvenuti a farlo man mano che prenderete dimestichezza con il nuovo boss, e fatemi sapere com'è andata nei commenti qui sotto. Vayne è un personaggio davvero semplice che fa proprio di questa semplicità il suo punto di forza, tant'è vero che forse questo sarà la guida più breve della storia. Spero però che vi sia stato utile in qualche modo e vi abbia facilitato il farming di quei dannati nuovi sigilli. Nel qual caso, se vi va, lasciate un like, commentate e magari iscrivetevi al canale per altri video. A me non resta che salutarvi e augurarvi una splendida giornata, quindi saluti, il mio nome è Midboss e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!